udire, sentire, ascoltare. Tre verbi diversi che non indicano la stessa cosa. Per lavoro ascolto le storie degli altri e poi le racconto. Avete mai ascoltato il rumore di fondo? L'ascolto è un'azione, un atto creativo. Ma ci siamo tappati le orecchie pur di non ascoltare. Il rumore accumula in ogni esperienza e rende ogni esperienza identica alle altre. Mi sono fatta però la promessa di dare voce, di liberare tante altre storie dal silenzio. Ogni luogo, ogni paesaggio sonoro ha una sua impronta digitale. Ascoltare non richiede solo noi, richiede anche un tu. Ricordate, 7 anni non è teoria, è scienza. Emendare significa togliere di mezzo il superfluo, fermarsi un secondo e stare nel silenzio che ti permette di capire un po' meglio chi sei. Se abbiamo il coraggio di utilizzare questa categoria per interrogare il nostro presente, e allora potremo ascoltare i nostri sogni e i nostri desideri. Se ci fermeremo per un secondo e cominceremo ad ascoltare il silenzio, accorgendoci del rumore di fondo che fino ad oggi ci ha invaso, conosceremo veramente ciò che stiamo vedendo allo specchio. Ogni momento succede 2 volte, fuori e dentro di noi. E queste sono 2 storie differenti. Oggi viaggiamo verso la giusta direzione, anche se ancora a carbone. Chiudiamo gli occhi per qualche istante, ci limitiamo a respirare e va tutto bene quello che sentiamo. Sarà la nostra canzone, a partire da adesso. Se prestiamo ascolto oggi, se agiamo bene, possiamo ancora essere in tempo per fare in modo di non dover mai più dire: io non voglio cambiare pianeta.